Abitudini da correggere. Lettura 10.492. Di recente ho sognato lei, maestro. Avevo preso in mano il suo vestito bianco per spostarlo, ma non mi ero accorto di trascinarne una parte per terra. Ti comporti grossolanamente, senza fare attenzione, mi aveva detto. Ho avvertito un tonfo al cuore, ma, proprio in quel momento, mi sono svegliato e ho provato a rifletterci su. È così che ho potuto vedere chiaramente che tutta la mia vita stava trascorrendo senza che io prendessi seriamente in considerazione ciò che stavo facendo. Come ho potuto vivere in questo modo? Mi sono risposto che era giunto il momento perfetto per mettere ordine nella mia vita e ci sto provando. Ma sono anche consapevole che molte di quelle abitudini sono diventate ormai parte di me. Maestro, da dove devo cominciare e come posso impegnarmi per ottenere il risultato? Nel periodo di vita, compreso tra i 20 e i 30 anni, occorrerebbe correggere le proprie abitudini, poiché se non si riuscisse a farlo, la situazione potrebbe diventare molto complicata e poiché in quel periodo siete ancora connessi con i vostri genitori, essi vi potrebbero aiutare nel cambiamento. La prima cosa da fare, nel momento in cui superate la soglia dei 30 anni, è staccarvi di netto proprio dai vostri genitori. Questo non significa che dobbiate rompere le relazioni con loro oppure non vederli mai più, ma ogni sorta di aiuto da loro dovrebbe terminare in quel momento. Ora siete membri a pieno titolo della società e il vostro studio deve continuare là. Ma che cosa significa studiare nella società? Significa riuscire a stare in piedi senza l'aiuto dei vostri genitori. Vuol dire che se a quel punto vi trovaste in difficoltà finanziarie, dovreste rivolgervi a strutture pubbliche, governo, comune o finanziarie. In questo modo sarete costretti a restituire tutto fino all'ultimo centesimo e senza l'aiuto di nessuno. È importante che sappiate e che siate pronti a confrontarvi con ciò che vi aspetta una volta giunti al 30° anno della vostra vita. Poiché la natura confida che siate in grado di ottemperare allo hollo sogi, cioè al saper stare in piedi da soli, detto in coreano. La nostra vita dovrebbe procedere nella piena consapevolezza di questi principi, altrimenti sarebbe la natura stessa a sanzionarvi, e anche pesantemente. Se non restituiste un prestito, vi vedreste recapitare dalla natura una sanzione minima, 10 volte superiore, o potrebbe capitarvi veramente di tutto, magari un incidente in macchina, oppure un braccio, una gamba, o perfino la testa rotta. In altre parole, la natura vi farebbe restituire con gli interessi ciò che non avete restituito a suo tempo. Occorre che vi muoviate con molta attenzione. Se vi doveste trovare in questo tipo di situazioni. Scordatevi dunque coloro che in precedenza vi hanno aiutato, ma sappiate che la natura è pronta ad accostarvi un congruo numero di ignon, cioè di compagni di strada, con cui potervi relazionare e studiare. Il vostro futuro dipenderà da come riuscirete a completare questo percorso di studio, nel periodo compreso tra i 30 e i 40 anni. Quando vi parlo del futuro, io intendo il periodo dopo la vostra morte. Potete così comprendere quanto sia importante il periodo dello studio tra i 30 e i 40 anni. Durante questo periodo evitate nel modo più assoluto ogni calcolo di convenienza, poiché farlo genererebbe ostacoli sul cammino. Piuttosto confrontatevi con tutto ciò che vi arriva, grande o piccolo che sia. Il modo coerente di comportarsi e di studiare e conoscere tutto ciò che la natura vi manda, ma fino a un massimo del 30%, poiché voler approfondire e aumentare la conoscenza di un tema in particolare, magari fino a toccare il 100%, significherebbe solo essere avidi e in questo modo aumentare la propria cocciutaggine, i propri attaccamenti.
È piuttosto facile per noi esseri umani, nel momento in cui ci accorgiamo di saper far bene una cosa, limitarci a fare soltanto quella, per finire poi impantanati nelle paludi dell'avidità. Se volessimo parlare di attrazione sessuale, per esempio, sappiamo che essa è ben presente nei giovani e non c'è nulla di male in questo, perché tali esperienze consentono l'apertura dell'emozione e l'esperienza della crescita. Ma nel momento in cui dovessero restarne aggrappati, se dovessero cadere nell'esperienza, rischierebbero di farsi catturare dall'istinto animale. La loro vita incontrerebbe difficoltà e non potrebbero mai essere in grado di alzare la qualità della loro energia. Limitandosi al 30% invece, due persone continuerebbero a rimanere dei buoni amici per tutta la vita, anziché dividersi con difficoltà e dolore. Prendiamo in considerazione un secondo esempio che riguarda la divinità, come il Buddha, Gesù o altri. Anche in questo caso, se le persone si limitassero solo al credere, all'onorare o al pregare la divinità, andrebbero ben oltre la soglia del 30% e ne resterebbero facilmente intrappolati. Dovrebbero cercare invece di conoscere l'esperienza di quella divinità e di comprenderne il significato legato al tempo in cui vissero. Limitatevi dunque sempre solo al 30% di ogni esperienza e poi fate ritorno nella vostra centralità. Mettete in ordine i vostri pensieri, annotate l'esperienza fatta e ricominciate da un'altra parte. Le persone che agiscono in questo modo saranno dei veri leader. Noi, Ongin Kingan di questo pianeta, abbiamo necessità di ricevere una simile educazione per poter fare da guida a tutto il genere umano. Coloro che si limitano allo svolgimento e all'approfondimento di un argomento diventano solo degli specialisti sull'argomento, dei tecnici, ma una persona che sperimentasse il 30% di ogni argomento che incontra giungerebbe a un punto in cui qualunque situazione gli accadesse disporrebbe immediatamente di un quadro completo. Riepilogando, il periodo della vita che corre tra i 30 e i 40 anni dell'individuo è un buon periodo per apprendere. Le persone che lo stanno attraversando devono ricordare che non possono più ricevere né aiuto né appoggio dai propri genitori e inoltre che tutte le abitudini portatesi appresso dai 20 anni in su dovranno essere corrette, abbandonate, così che la loro crescita progredisca e siano in grado di autogovernarsi.